Buonasera a tutti, sono qui per raccontarvi i risultati degli scavi condotti nel complesso di San Giuliano. In occasione dei lavori di restauro e ristrutturazione dell'abbazia, tra il 2009 e il 2010, sono state condotte indagini archeologiche in due diverse aree. Gli interventi hanno interessato esclusivamente le porzioni di cantiere nelle quali erano previsti per esigenze progettuali abbassamenti di quota, con sondaggi di minime estensioni, senza continuità spaziale, non hanno perciò esaurito completamente le potenzialità archeologiche dei depositi. Tuttavia, le strutture messe in luce e i dati raccolti hanno offerto spunti importanti di riflessione sulla storia del monumento. Nell'area A, posta a levante del complesso, ci si è limitati a documentare una porzione di vano in muratura semi-interrato esposto nel corso dei lavori. L'ambiente era delimitato da due muri di pietra ad angolo, dei quali quello meglio conservato correva con andamento nord-ovest-sud-est in parallelo all'attuale spigolo nord dell'abbazia. Entrambi furono costruiti contro terra, senza fossa di fondazione, ed erano stati successivamente inglobati nelle murature settentrionali dell'abbazia. La tecnica di costruzione era abbastanza accurata, con conci in calcare, con alcuni elementi di recupero di migliore qualità, e ben squadrati, disposti in filari di differente altezza. Nell'angolo interno del vano, contro il tratto orientato a levante, fu successivamente addossata una struttura di canalizzazione costituita da un muretto in mattoni legati da malta alternati a piani di ardesia e sormontato da una canaletta per acque bianche realizzata con coppi rovesciati parzialmente sovrapposti in pendenza verso est. La malta era abbondante, a tessitura grossolana ed era composta da calce bianca e aggregati prelevati direttamente dall'arenile di San Giuliano, mentre i mattoni, che spesso erano, per la maggior parte, erano spezzettati e consunti, sembrano dire impiego. L'analisi archeometrica dei pochi mattoni conservati integralmente ha documentato che le loro dimensioni sono compatibili con quelle riscontrate in altre parti del complesso, relative a un'estesa ristrutturazione della fine del XV secolo, che è documentata da un registro di spese del monastero dove è menzionato l'acquisto di una fornitura di oltre 20.000 mattoni. In fase con la canalizzazione fu gettato un pavimento in malta lisciata e cacciopesto. Verso il centro del vano restavano anche tracce di un muretto in mattoni, che probabilmente era la parete di una vasca nella quale doveva sfociare la canaletta. È possibile che questo vano sia medievale. La costruzione al suo interno di questo sistema idrico indica che in una delle sue fasi più tarde fu utilizzato come ambiente di servizio. L'avancorpo di cui faceva parte, che poi demolito nella ristrutturazione novecentesca del complesso, è riconoscibile in molti rilievi e vedute, e in particolare rilievi cartografici come il catasto napoleonico e il più tardo rilievo di Ignazio Porto. A occidente dell'abbazia, invece, sul lato mare, nell'area che è stata denominata B, sono stati praticati quattro limitati sondaggi al di sotto del sagrato della chiesa. La prima fase individuata consisteva in un ampio vano rettangolare di cui sono stati parzialmente messi in luce due muri ortogonali ad angolo. Il paramento occidentale con orientamento nord-ovest-sud-est era conservato per più di 10 metri in lunghezza, era spesso circa 60 centimetri, e in asse con la lesena che ancora si conserva sulla facciata della chiesa attuale.
a ovest del portale e aveva orientamento quasi parallelo al fronte mare dell'abbazia. Entrambi i muri, realizzati con paramenti esterni di pietre irregolari appena sbocciate e un riempimento interno, con abbondante uso di malta, erano ricoperti sui due lati da uno spesso intonaco giallastro. La soglia di accesso del vano, che era ubicata a nord, era costituita da una spessa lastra di ardesia più o meno rettangolare e in asse con il portale d'accesso della chiesa. Sullo spigolo formato da questi due perimetrali si impostava un altro muro realizzato con la stessa tecnica e di uguali dimensioni, che doveva delimitare un altro. Il muro in realtà non aderiva perfettamente alle altre strutture, ma restava distanziato di circa 5 cm, forse per la presenza, quando fu costruito, di un'interfaccia di materiale ripetibile, un tavolato o un'altra fodera che faceva la Maria. Benché questo scavo non abbia restituito, lo scavo di questa parte non abbia restituito materiali datanti, dato anche lo spazio ristretto che è stato esplorato e l'impossibilità di arrivare fino alla porta della chiesa, tuttavia la posizione stratigrafica e le caratteristiche costruttive delle strutture messe in luce fanno pensare che questo vano costituisca la più antica delle strutture sinora riconosciute nel complesso. Le composizioni delle malte sono compatibili con quelle riscontrate nella facciata a mare dell'abbazia, che avrebbe potuto quindi costituire il terzo lato di questo vano, e eretto comunque anteriormente all'intervento benedettino. Infatti le indagini di archeologia dell'architettura coordinate da Anna Detri hanno individuato resti di paramenti e architetture risalenti al XIII secolo anche sul perimetrale ovest dell'abbazia. L'ambiente era pavimentato con un piano battuto, uno spesso piano battuto in malta, compatto e lisciato sulla superficie, che risaliva di qualche centimetro sull'elevato dei muri. In un momento imprecisato, il primo pavimento fu ricoperto da una sottile gettata di cacciopesto che mostrava tracce di usura, di calpestio e un notevole deterioramento, segni evidenti di un prolungato utilizzo nel tempo. A circa 6 metri a nord-ovest all'esterno di questo ambiente sono stati anche messi in luce i resti di un'altra struttura muraria con orientamento diverso, leggermente dissimile, che fu demolita di una quota più bassa e ricoperta di livelli di sabbia e macerie selezionate e poi sigillate ancora con piano di malta. Purtroppo le sue dimensioni e la sua posizione all'interno di un piccolo saggio non ci permettono di fare osservazioni apprezzabili sulla interdipendenza eventuale dei due edifici. Dopo la sua defunzionalizzazione, il vano si interrompe e fu destinato, come tutta l'area circostante, a recinto cimiteriale. La funzione sepolcrale si protrasse per almeno 3 falli. In un primo momento la pavimentazione del vano fu coperta da un riporto di terreno argilloso che conservava in superficie tracce di calpestio e entro cui fu ricavata una prima sepoltura a fossa. Allo stesso periodo è ascrivibile anche una seconda tomba fossa all'esterno, che conteneva due scheletri allo spazio al di fuori del vano. Il sepolcreto fu in seguito sigillato da una seconda colmata di terreno argilloso che conteneva finalmente materiali databili ad epoca tardo medievale, quindi più precisamente al XV secolo.
Si tratta di frammenti ceramici, prevalentemente di forme aperte, maiolica arcaica, indubbiata monocroma, grafite arcaica e un frammento di scodella smaltata spagnola di produzione valenzana con una iscrizione epigrafica gotica, in cui si riconoscono le tre lettere RIA, che sono appunto la fine della parola Maria. Questo vasellame doveva far parte in origine del vasellame in dotazione alla mensa del monastero benedettino e fu evidentemente gettato quando rotto. In questo secondo riporto furono alloggiate altre tombe in due diverse fasi distanziate nel tempo. E come si vede da questa sezione, le tombe, le fosse per l'alloggiamento delle sepolture si avevano in parte intercettato quelle esistenti, generando anche uno scombussolamento delle parti ossee che sono state in gran parte dislocate. Una sola sepoltura ha restituito oggetti di corredo, una semplice crocetta in bronzo posta all'altezza della scapola a destra e uno spillo bronzo in prossimità del bacino. In altri due casi invece sono stati raccolti i chiodi, dei lunghi chiodi che facevano parte delle casse funebri. L'analisi dei resti scheletrici è stata condotta da Nicoradi, è stata purtroppo fortemente penalizzata dal pessimo stato di conservazione delle ossa. Tuttavia, nei limiti del possibile, è stato ricostruito il profilo biologico, cioè età, sesso e statura, dei sette inumati, utilizzando le metodologie più diffuse in letteratura e sono state tratte anche alcune indicazioni interessanti di carattere paleopatologico. Perché quel che riguarda la stima d'età alla morte, il campione è così suddiviso: un adulto anziano che superava probabilmente i 60 anni, quattro adulti maturi tra i 40 e i 50 anni circa, un adulto giovane di 20-25 anni circa e uno sotto i 20 anni. In generale, benché in alcuni casi non sia stato possibile determinare il sesso biologico con sufficiente affidabilità a causa della frammentarietà o totale mancanza dei distretti anatomici più diagnostici, gli individui adulti sembrano essere tutti di sesso maschile e potevano ragionevolmente appartenere alla comunità religiosa di San Giuliano oppure essere pellegrini o serbi in essi ospitati. La statura media è stata calcolata a partire dalla lunghezza delle principali ossa lunghe misurate sullo scavo e in laboratorio e si attesta tra 1,60 m e 1,70 m. Dal punto di vista paleopatologico, in linea con l'età avanzata dei soggetti, sono state riscontrate diffuse patologie dentarie e dentoalveolari, tartaro, carie, parodontiti, riassorbimenti alveolari a seguito della caduta dei molari. Gli individui delle tombe 5 e 7, che erano stati inumati nella fase più antica del sepolcreto, presentavano un quadro molto più complesso. L'individuo della tomba 5 era un maschio adulto maturo, possedeva uno scheletro di robusti distrette dimensioni, robusto, anche se con inserzioni muscolari non particolarmente sviluppate. Il cranio presenta sull'osso frontale sinistro una vistosa depressione di probabile origine traumatica, con evidenti segni di rimodellamento osseo, quindi siamo in presenza di una ferita completamente rimarginata. Nello stesso soggetto, alcune delle poche vertebre toraciche che si sono conservate presentano i nodi di Schmorl sulle superfici superiori e inferiori dei corpi vertebrali, che potrebbero avere un'origine traumatica oppure essere dovuti all'abitudine di trasportare carichi pesanti. La sola vertebra lombare conservata presenta inoltre un ispessimento osseo del corpo vertebrale.
e tracce evidenti di infiammazione ossea, periostite, sono state rilevate sulle costole, sulle tibie e sui femori. Probabilmente segno di un'infezione con un coinvolgimento polmonare. Invece l'individuo della tromba 7 era un adulto maturo di probabile sesso maschile, presenta uno spessore anomalo delle ossa del cranio, con un forte aumento di ossa contatto. Inoltre mostra segni di malocclusione dentale, una lesione dell'omero sinistro, osteoporosi dei corpi vertebrali. Tutte queste lesioni fanno sospettare una malattia ossea di Paget, ma solo ulteriori analisi, sia istologiche che radiologiche, potranno verificare puntualmente questa ipotesi. In seguito, sul lato esterno del muro occidentale del vano, come parlavamo prima, furono addossati due ossari in muratura divisi da un canaletto. Si trattava di due vani rettangolari con pareti in laterizi legati da calce e una copertura a botte. Queste, nelle volte, erano ricavate due botole riquadrate da mattoni posti in fiamme. Quella del vano nord era sigillata, mentre l'altra era aperta, forse perché è rimasta in uso fino al momento della dismissione del vano. L'affollamento delle sepolture e la loro sovrapposizione sembrano indicare una carenza di spazi destinati al sepolcreto, che ha probabilmente motivato la decisione di costruire gli ossari per ricoverare ulteriori sepolture e recuperare i resti degli inumati più antichi che erano stati disturbati dalle nuove tombe. Successivamente furono avviate importanti modifiche in tutta l'area che sono testimoniate da accumuli di macerie, sia pietre che volumi di malta, che furono addossate alla parete degli ossari. E l'intera sequenza fu sigillata da un sottile livello di malta. Al di sopra della rasatura del muro del vano più antico e degli stessi ossari fu impostato un basamento di pietre e malta che risulta allineato con un pilastro posto ad est negli ambienti voltati localizzati al di sopra del chiodo. Si ipotizza che appartenesse a un porticato che è stato identificato nel corso delle analisi degli elevati, che era stato eretto nel 400 con due arcate volte a crociera ed era addossato a monte al terrapieno sottostante il chiostro. Il portico fu poi demolito nel XVII secolo per la costruzione della rampa che si conserva tuttora, e nella stessa fase di ristrutturazione si colloca anche la realizzazione a sud di una calletta in muratura a sezione semicircolare con una copertura in latta di artesia. Sulla superficie del piano di malta fu infine steso come ultima che sigillò tutte le strutture più antiche, l'acciottolato, la preparazione e poi l'acciottolato del sagrato, realizzato in più fasi. Con questo ho concluso e vi ringrazio dell'ascolto.